Derescia a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati a un nuovo episodio di Dark Souls Remastered. Se vedete il nostro caro Lodovico Stiva di nuovo nella sua forma di non morto, è perché ha avuto la malaugurata idea di iniziare a esplorare un pochettino la zona qui intorno e ho già cominciato a prendere le prime batoste, anzi ne ho prese veramente parecchie. Sono morto nel giro di pochissimi minuti, un'infinità di volte, quindi ho detto vabbè, non posso fare un video solo di morti, per quanto magari per qualcuno sarebbe anche divertente, mi scazzava pubblicarlo. È qualcosa che funzionerebbe bene in live, ma in dei video standalone vorrei cercare di garantire un minimo di prosieguo alla storia, alla trama. Per cui niente, adesso vi farò vedere esattamente quello che ho fatto e gli oggettucoli che ho trovato, ma davvero poca roba perché ho beccato degli scheletri armati che mi hanno fatto il culetto. Quindi niente, riproviamo. Spero di non morire così tante volte. Però davvero, ditemi anche voi se vi starebbe bene anche avere dei video in cui praticamente muoio e basta. Io li troverei dopo un po' parecchio tediosi. Quindi potrei magari montare alcune delle morti più bizzarre, più assurde, però vorrei cercare anche di farvi godere un pochettino la trama di questo gioco. Allora, ho parlato con lui, ho provato a parlarci anche in forma umana, vi ricordate che alla fine dello scorso episodio eravamo riusciti a ritornare umani, morendo ho notato che ho perso la mia umanità, quindi sono ritornato non morto e ho provato a parlare con lui per vedere se in forma umana si sbloccavano opzioni di dialogo diverse. In realtà assolutamente no, continua a essere abbastanza burbero questo personaggio a non volerci rivolgere la parola. Cosa più interessante, ho trovato qui sotto una donna, potete vederla inginocchiata, sembra bionda col capochino, con cui non possiamo parlare, nessuna risposta, lei non può parlare, ma che può potenziarci la fiaschetta Estus, ovvero la fiaschetta che ci permette di curarci, solo che abbiamo bisogno di un'anima di guardiana per poter potenziare questa fiaschetta, quindi al momento non possiamo farlo. Ok, tutto qui, vi faccio vedere esattamente il percorso che ho fatto, così non vi sarete persi nulla, insomma, tanto vi assicuro è stato veramente molto breve. Allora, innanzitutto lassù notate il corvo che ci ha portato qui, riuscite a vederlo? Ok. Allora, praticamente cosa ho fatto? Ho iniziato a esplorare qui intorno e non c'erano nemici, in questa zona è abbastanza libera. Qui c'era un oggettucolo che ho preso, che non era niente di che, erano delle anime da rompere per poter ottenere punti esperienza. E qui ho incontrato, ecco la cosa più interessante, l'unica cosa, è questo personaggio qui, con cui ho parlato più volte. E che mi ha proposto di stringere un patto con lui, la Via Bianca. Praticamente quest'uomo credo che sia un chierico, perché gli oggetti che possiamo acquistare da lui sono dei miracoli, quindi delle magie curative, degli incantesimi da chierico. Estratto, guarigione migliorato, ritorno, forza, guida, guarisci. Quindi tutti incantesimi curativi. Ecco, My companions are non Milady ci avevo ancora and her young parlato. knights. She is young, but burdened by an undead Milady. mission. We are her defenses to keep her from harm. Ok, proviamo a parlarci ancora. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Mostrare la tua dedizione, anime richieste 900. Non mi spiace, I'm amico. afraid that Ora may come be ora difficult, abbiamo for our zero anime. missions are sacred. Però mi sconfiffera Come l'idea again? The effectiveness of the teachings di depend prendere upon una your strada da faith. chierico. Forse semplicemente perché è il primo NPC che abbiamo incontrato, quindi magari mi sto un po' facendo influenzare. Però è stato molto convincente. Poi sembra un personaggio tutto sommato positivo. Ok. Sì, avevo già provato a rompere queste giare per vedere se c'era magari dietro qualche oggettucolo, ma non ho trovato niente. Dopodiché sono andato qui. Allora, qua mi sembra non ci fosse nulla. Sì, c'è un altro corpo, c'era un altro oggettino. Ah no, c'erano delle bombe incendiarie. Non mi ricordo se da questo corpo o da quello che vi ho fatto vedere prima. Eccole che le ho equipaggiate. E
E poi qua sotto mi sono buttato proprio in maniera ignorante, per fortuna è molto basso, quindi non ci arreca danni questa caduta. E qui ho trovato un vero e proprio tesoro. Come potete vedere, i forzieri sono aperti perché io li ho già aperti e vi faccio vedere esattamente tutto quello che ho trovato. Allora, ho trovato un globo incrinato occhio rosso, che è un oggetto che ci serve per l'online, per invadere un altro mondo, quindi a noi non ci interessa. Il talismano di Lloyd, che impedisce il recupero di Estus in un'area, anche questo credo che possa servire sia per l'online che per l'offline, per esempio quel cavaliere scheletro che abbiamo incontrato nella scorsa puntata, anzi scusate, cavaliere non morto, i cavalieri scheletro li vedremo fra pochissimo, quel cavaliere non morto che ho incontrato nella scorsa puntata per esempio si curava, ecco utilizzando questo talismano potremo... Ah, finalmente, finalmente le descrizioni, allora leggiamo. Potremmo impedirgli di curarsi. Talismano utilizzato dai chierici cavalieri di Lloyd per dare la caccia ai non morti. Blocca il recupero dell'Estus in un'area. Nel mondo esterno i non morti sono creature maledette e i chierici cavalieri di Lloyd vengono lodati perché danno loro la caccia. Questo talismano benedetto blocca la guarigione dei non morti, permettendo ai cavalieri di combatterli con efficacia. Ok, quindi funziona solo coi non morti. E questi chierici cavalieri, a quanto pare, potrebbero essere un pericolo per noi, perché noi effettivamente siamo dei non morti. Ah, ok, con quadrato, ma perché cambia visuale? Vabbè. Ok, va bene. Il segno scuro indica un non morto maledetto. Coloro marchiati da esso ritorneranno in vita dopo essere morti, ma un giorno perderanno il segno e diventeranno esseri vuoti. Hollow, così ci hanno chiamato. La morte attiva il segno scuro, il quale riporta al suo portatore l'ultimo falò in cui ha riposato, ma al prezzo di tutta l'umanità e tutte le anime. Ok. Moneta di rame che reca inciso il vecchio MacLoyf, dio della medicina e del bere. Anche le monete più preziose del mondo. Ecco, questa moneta ce l'ha donata il tipo lì, il chierico, quello che ci segna i miracoli. Anche le monete più preziose del mondo degli uomini hanno ben poco valore all'Ordran, dove gli scambi avvengono utilizzando le anime. Vengono custodite da chi sogna di tornare un giorno al mondo esterno. Umanità. Uno spiritello nero. Ah, ok, è proprio uno spirito. Trovato sui cadaveri. Si sa poco sulla sua vera natura. Se l'anima è la fonte di tutta la vita, qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? Ok. Quindi anima e umanità sono due concetti diversi? Credo di sì. Ok, vabbè, le grandi anime sono fonti di tutta la vita, i non morti e gli esseri vuoti continuano a bramarle. L'osso del ritorno ci permette di tornare al falò. Ok. Riporta l'ultimo falò usato per riportare. Ecco, questo è un jolly perché se ci troviamo per riposare, perché se ci troviamo in una situazione difficile, in un'area troppo ostica e siamo andati troppo avanti, usando questo oggetto possiamo tornare direttamente al checkpoint, credo senza perdere le anime. Ok, vabbè, la bomba incendiaria non credo abbia molto da dirci, mentre la fiaschetta Estus è collegata alle guardiane del fuoco. Non a caso è proprio da una guardiana del fuoco che dovremmo andare per potenziarla. Dai racconti oscuri, una fiala dell'anima della guardiana. Ella vive per preservare la fiamma e morirebbe pur di proteggerla. Ok, questo è un racconto. Senza dire una parola, un misterioso cavaliere lasciò un cadavere nella cella e questi aveva addosso questa chiave. Chi era quel cavaliere? Qual era il suo obiettivo? Anche senza risposte, bisogna comunque proseguire. Ok, il cavaliere è quello che ci ha salvato nel primo video. Il rifugio dei non morti è un'enorme prigione per non morti, suddivisa da numerose sbarre di ferro. Anche se un non morto dovesse fuggire da una cella, non sarebbe facile raggiungere il mondo esterno. Grossa chiave appartenente a un pellegrino prescelto tra i non morti. Vabbè. Tuttavia, questo non morto prescelto non sa cosa lo attende nel suo pellegrinaggio. Lo so io, un sacco di botte. Ah, ok. Invece sulle armi non ci sono descrizioni. Ecco perché mi ero fatto traviare, pensavo non ci fossero. Ci sono solo sugli oggetti, sulle armi non ci fa leggere nulla. Comunque, ah no, a proposito di armi, pardon, mi sono dimenticato di farvi vedere cos'altro ho trovato questa mazza chiodata. Ok, effetti speciali, noto ora, 300, che credo che sia sanguinamento, mentre la goccia viola credo che sia veleno, il circolino bianco luce, il circolino nero oscurità. Che comunque è più debole di attacco fisico rispetto alla nostra mazza. Ok. Dopodiché ho trovato il talismano. Ops. Aspettate però. Non è da qua. Ah, no, 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 no. Sì, pardon. Poi ho trovato il talismano.
Esatto, che credo che serva per, se non ricordo male, da Dark Souls 3, eccolo qua, serve per castare le magie, i miracoli, per l'esattezza. Ora, ovviamente, non avendo miracoli non possiamo farlo. E niente, basta, direi, non ho trovato altro di particolarmente interessante. Qua ho trovato i primi nemici che mi hanno ucciso, ragazzi, un sacco di volte, tra l'altro, però ho capito come affrontarli. In pratica, facendo l'attacco R2, ah. E sperando di beccarli tutti e due insieme. Ecco, quando sono due alla volta già è difficile. Vedete che infliggono tra l'altro sanguinamento. Ok, quello si è già incastrato. Ecco, se li becchiamo tutti e due, riusciamo a stordirli. Loro cadono, vedete? Op, vabbè, questo è morto. Tac. E si rompono per terra. Quindi possiamo colpirli. Sono veramente forti. E ci fanno veramente tanto male. Probabilmente perché non abbiamo equipaggiamento difensivo, siamo davvero nudi. E lì ce ne sono altri molto forti. Qui ho recuperato solo un oggetto, ovvero una grande anima di guardiano. No, ma oddio, ora non mi ricordo. Comunque una grande anima che ci permette di prendere più punti esperienza. E a proposito di anime, da queste parti ci dovrebbero essere quelle che ho perso. Credo. Sì, perché sono morto in questa zona. Allora, cercando di non triggerare altri scheletri. No, qua le mie anime non ci sono, mannaggia. Ah, depreda cadavere. Ecco, ho trovato una di queste, anima di non morto perduto. Scusate, ma no, ok. Ecco, poi qua c'è questo baule, questo forziere che però non avevo aperto io, l'ho trovato già aperto, vicino a questa statua che sembra una Madonna col bambino in fasce. In realtà credo che possa essere una guardiana del fuoco, ma non ne sono certo. Sicuramente da quel che so è importante far caso anche all'architettura, ai monumenti, perché fanno parte della mitologia del gioco e ci danno importanti informazioni sulla trama, così come le descrizioni. È un po' faticoso, lo so, un tipo di narrazione silenziosa particolare, però proviamo. Proviamo a cercare di capirci qualcosa, non so nemmeno io, è la prima volta che mi cimento in giochi con questo tipo di storia che va un pochettino scoperta, no? Come una caccia al tesoro. Però vabbè, ci proviamo. E qua c'è un altro oggetto. E qua finisce la nostra strada, però. Accidenti. Io ero convinto. Ah, ok, no. È da quelle scale laggiù che si sale verso l'alto. Perché il tipo, nella scorsa puntata, ci aveva detto che il nostro obiettivo era suonare due campane. Una che si trovava verso il basso, nella città infame. Una che invece si trovava verso l'alto, alla chiesa dei non morti. Quindi io partirei da quella, giusto perché il nome città infame non mi ispira. Tra l'altro ne ho sempre sentito parlare, mi è sempre giunta all'orecchio la voce di questa città infame come di un luogo parecchio difficile. Quindi vorrei non buttarmi. Ecco, già questi nemici sono più accessibili rispetto agli scheletri, vedete? Ok. Ah, ok, questo mi rassicura. Perché all'inizio sono morto tante volte perché mi ostinavo a esplorare quel punto lì con gli scheletri. E quindi in realtà era un modo del gioco per dirci: no, guarda che qua ci devi tornare dopo. E lì c'è anche un bastardone che però ci lancia delle bombe. Se ci fosse il fuoco amico, potremmo sfruttarlo a nostro favore per fargli colpire questo cavaliere. Ah, no, ok, vabbè, tutto molto più semplice così. Si fa per dire, eh. Ecco, appunto. Oh, allora, te sei un problema. Te un po' meno. Ok, ci siamo. Vabbè, tutta questione di prendere ritmo. Vabbè, a saperlo, allora, ho fatto bene a tagliare. Era una parte anche avanzata. Ho fatto bene a non mostrarvela. Ok, provo un istinto di saltare verso quella parte del ponte, ma ho troppa paura di morire. Mi direte che ti costa, però
Anche se saltassi su quella piattaforma, non penso potrei andare da nessuna parte perché è chiuso dalle colonne, quindi evito di fare l'esploratore smanioso e vado avanti. Allure. Ecco, per esempio. Ah, no, 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 c'è un oggetto, porca vacca, c'è come? Allora, si potrà saltare? Allora, vabbè, ci provo. Al massimo muoio. Tanto non sarebbe né la prima né l'ultima volta. Potrei anche in realtà cadere da qua. Forse è un po' pericoloso. Scusate, fatemi provare a calibrare il salto. È fattibile. Proviamo. Direttamente così. Sì, ha funzionato. Ok. Ora però dobbiamo fare un'attenzione maledetta. Cazzo. Queste sono le cose che mi mettono più ansia. Ok, capite che gioco è? Cioè, vi rendete conto? Ok. Uff, anello del sacrificio. L'anello del sacrificio lo conosco perché era anche in Dark Souls 3, però non ricordo qual è il suo effetto. Non è qua? Ah, ecco, leggiamo la descrizione del pendente. Ah, ok, è la stessa che abbiamo letto quando creavamo il personaggio. Abbiamo uno scudo migliore. Questo non ricordavo di averlo preso. Ah, fantastico. Anello di sacrificio. Muori senza perdite, ma l'anello si rompe. Ok, sì, ok, ora mi ricordo. Equipaggiando quest'anello, praticamente possiamo morire liberamente, che tanto non perdiamo le anime. Possiamo permetterci il lusso di morire e non perdere punti esperienza. Chiaramente lo useremo una volta che avremo accumulato tante anime, per ora non ne vale la pena. Piuttosto, equipaggiamo subito il nuovo scudo, che devo aver trovato allora in uno di quei forzieri che vi ho mostrato prima. Molto meglio. Molto meglio. Tra l'altro c'è anche l'Omega, il simbolo di God of War. Aspettate. Questo cornicione mi sembra leggermente più largo, quindi continuerai a passare da qua. Ok. Che ansia, vabbè. Vabbè, mal che vada. No, in realtà se morissi qua poi mi toccherebbe venire qui per riprendere le anime. Uff. Ok, dai, sono entrato nel mood come si deve. Vai. Quanto mi mancava questo gioco, questo tipo di giochi. È una sensazione strana giocare a Dark Souls. Veramente qualcosa che si può capire, secondo me, soprattutto pad alla mano. Il fatto che il gioco non ti guidi, non ti porti, dà proprio un senso di esplorazione, di libertà pazzesco, però. Questo cos'è? Un canale di scroll? Ok. Oh oh. Toppone! Toppone marcio, muori. Anima di non morto per due. Che schifo sti ratti. Ok. Peccato che abbiamo perso l'umanità. Si apre da questo lato. Anche questo terrore di poter incontrare qualcosa di terribile da un momento all'altro. È una sensazione piacevole, da adrenalina. Borgo dei non morti. Muori. Voglio dell'equipaggiamento. Spada corta. Perfetto. Per fortuna il suo colpo non è entrato. Il mio sì. Lì c'è un tipo brutto e cattivo. Potremmo lanciargli una bomba in testa. Qua possiamo scendere. Boss. Subito boss. Nebbia significa boss. Oh, merda. Ok, sì, questo scudo è decisamente più efficace. Non fa entrare colpi. Allora, visto che qua c'è un boss. Oh, un elmo, dai. Stiamo iniziando a trovare le cose fiche. Anche se noi siamo orribili. Però fa lo stesso. Allora. No, non andremo dal boss. Lo teniamo per ultimo.
ma continueremo l'exploration. Non c'è niente. Qua non posso saltare. No, ci si potrà arrivare probabilmente facendo un'altra strada. Ok. Oh, chi si è buttato giù? Muori. Ok. Ah, è venuto da questa muraglia. Ah no, volevo saltare. Vai. No. Adesso ragazzi mi ostino, eh. Perdonate. Ah no, c'è proprio un muro invisibile. Accidenti. Direi che c'è un muro invisibile, ci devo riprovare per capire. No, non lo so, aspettate. Pardon. Devo sapere. No, c'è una sorta di muro. Non riesco a capire, sono queste assi le cui texture in qualche modo mi impediscono. Sì, erano quelle assi, ok. Ok, umanità, dai, ritorniamo umani. Mi piacerebbe riportare il nostro Lodovico Steve a un aspetto decente. Ah, ma ne avevamo ben 4. Ah, ok, allora potevo farlo anche prima. Credevo ne avessimo trovata solo una. Ah, però devo andare al falò, come non detto. Devo andare al falò per poter tornare umano. Oh, 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 attenzione, attenzione. Qua tanta, tanta roba. Troppa roba, forse. Qua si va da tutt'altra parte. Nope. Allora, voglio cercare di darmi un certo ordine. Se scendo di qua, poi non posso più ritornare su. Se scendo di qua, manco. Però qua sotto c'era un non morto, che secondo me è lo stesso che mi ha attaccato prima passando dalla muraglia, quindi probabilmente ci sarà un modo per tornare. Vabbè. Cazzo. Ok. Ah ma... scusate, devo equipaggiare la spada. Aia, la spada corta. E muori. Ok. Spada corta. È più debole rispetto alla mazza. Però mi aspetto che sia un po' più maneggevole. Allora, C a destrezza. Riduzione danni, fisica, fuoco, elettricità, stabilità. Vabbè, proviamo. Mi piace di più l'idea di avere una spada, sinceramente. Mi sembra un'arma che più mi si confà. Ok, tu come ti trovi, Lodo? Bene? Oh, sì. Ah, ok. Qua c'è il collegamento alla scala. Tu lo so che vuoi salire, ma non lo farai. Ah, ok, fa l'affondo. Ah, adesso ero abituato alla mazza che aveva. Ok. Me ne posso stare. Me ne posso stare. Ci sta. Sono finito in mezzo a una bella ammucchiata. Mannaggia. Allora. Ora vediamo un attimo di passare da questa parte. E riaffrontarli, sì. Li riaffronto semplicemente perché devo prendere confidenza con... Ah, abbiamo trovato... Bravo! Complimenti! Abbiamo un kamikaze. Ah, è vero, qua c'è il bombarolo. Sta meglio se mi libero di lui. Lasciamo che lanci la sua bomba. No. Ah, non c'è il fuoco amico perché gliel'aveva tirata proprio in testa. Cadi. Please, cadi, dai, tu devi cadere. Cazzo.
Continua a lanciare bombe. Ok, qua non può arrivare a colpirci. Quindi sfruttiamo questo angolo cieco. Ok, è caduto, credo. Ah, ok, come si tira il calcio? R2 più R1? È stata solo casualità. Vabbè. Allora, sì, la spada funziona bene per il fatto che consuma meno stamina. Si possono fare più attacchi. È più debole, naturalmente, però... ovviamente è più agile come arma da utilizzare. Ora, niente paura, perché arrivati a questo punto possiamo recuperare le anime facilmente scendendo dalla scala che abbiamo visto prima. Perfetto. Ok. Alla grande. Ora. Vai. Bisogna calibrarlo bene questo salto. Non è facilissimo. Ma che palle, è colpa di questa trave. Qui in qualche modo è come se ci fosse un muro invisibile. Che fastidio. Non fatemi fare tutta la... ah, ok. Tutta la strada. Eccole le anime. Ok, ok. Ah, non si può scendere velocemente in questo? Ho perso l'umanità comunque morendo. Ecco, una cosa a cui faccio caso solo ora. No, vabbè. Cazzo, 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 cazzo. Devo riprendere le anime. Poi posso morire, però devo riprendere le anime, ok. Cazzo. Allora, qua ci vuole una bomba. L'ho presi? Ok. Ah beh, dobbiamo anche cercare di farli backstep, ecco così. Ok, dai. Ma sono cavata bene. Clap, clap, Steve. Però, se risalgo di qua. Ok, perché tanto quella zona ora la conosciamo. Perché vorrei cercare di prendere sia quell'oggetto. Ok. Sia l'oggetto che era qua sotto. Opla. Perfetto. Grande anima di non morto perduto. Parli aver letto così. Ma torniamo da lui. Ah, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Ok, vabbè. Beviamo. Forse ho sprecato un po' troppe bombe prima. Cadi, please. Perché la mia spada si incastra mentre la loro no? Comunque, affondi mirati e passa la paura. Ok. Tutti morti. Ah, ci tocca andare dal boss. Niente, qua abbiamo concluso. Anche se mi rimane il dubbio di come si possa fare a raggiungere quella balconata. Vabbè, vediamo un attimo. Aspettate. Scusate un attimo. Ma sono scemo io? O c'è un muro invisibile qua? No. No, no. Così vicino, che fastidio. Devo ricordarmi che c'è un oggetto lì. Io odio lasciarmi cose alle spalle. Così vicino, è qua sotto praticamente. A meno che... pezzo di merda. Pezzo di fango. Anche tu.
Ok. Eh sì, poi bisogna trovare il modo per arrivare qui. Niente, ci tocca varcare la nebbia. Ah, niente boss fight? Qui la nebbia forse funziona in maniera un po' diversa. Anima di non morto perduto rispetto a Bloodborne e Dark Souls. Ah, credo di sì. Qua dobbiamo saltare. E anche qua sopra si può arrivare? Forse no. E nada. Allora riproviamo. Oh dai, però cazzo, non è possibile che sia così complicato fare, fare i salti. Cioè, ho capito che non è un platform, però vieni incontro. Gioco! Ragazzi, lo sapete. Ci proverò a oltranza. Devo sapere cosa c'è laggiù. No, eh. Ah, non capisco però. Ultimo tentativo. Non capisco però se sono io che non ci arrivo. Mi viene da pensare che stavolta... Che palle, mi sto lasciando della roba indietro. Solo sento. Che cazzo! What the fuck? Un drago. Ma non si erano estinti? Bisogna di un falò. Ho bisogno di un falò ora. Ho tanto bisogno di un falò. C'è un arciere. Sì. Allora, ma che salti fai? Ehi! Stai calmo, eh? Allora, andiamo lontano dall'arciere. Minchia, quanto è lento a bere. Allora, andiamo il più lontano possibile dall'arciere e facciamo fuori questi dannati. E poi, in realtà, in tutto questo, perché ci attaccano? Cioè, voglio dire, cosa... Oh, cosa stiamo facendo di male? Allora, prima di andare da quelli con le picche... C'è proprio la balestrazza, tu. Sei coriaceo. Allora. Qua vedo morte ad ogni angolo. Oh, però vedo anche un bel falò. Allora, facciamo così. Esploro ancora un pochettino prima di terminare il video. Poi al prossimo falò ci salutiamo. Che qua una bella bombetta ci sarebbe, eh. Aia. Beviamo. Madonna. Ah, aspettate, a questi devo fare il backstep, è chiaro. Allora, uno alla volta. Venite. Venite, sono fate timidi. Non copritevi la schiena a vicenda, se no è un casino. Dai. Io sono qua. Sto qua, vi aspetto. Bravi. Pian pianino. Esatto. Dai, cazzo, dammi la schiena. Per non dire altro. No, c'era. Oh, ottimo, era scoperto. Forse me la cavo anche così? Sì. A te invece voglio provare a fare il back. No. Aia. Cazzo, quanto fai male. Oh, gliel'ho fatta. Ok, lancia. Ed elmo del soldato vuoto. Ok, di qua si può scendere. Credo. Ok, liberandosi di queste casse. Oh, sto già perdendo, allora. Oh, e vai. Stiamo accumulando molte anime. Sei un amico? Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. Un mercante. Che ti ridi. Polvere riparante, ripara l'arma. Coltello da lancio.
Dito rinsecchito, da usare con la massima cautela. Oggetto per modalità online, ok. Utilizzalo per rinforzare la connessione con altri mondi, consentendo l'evocazione di un terzo fantasma o anche un secondo spirito oscuro. Vabbè, in realtà l'unica cosa da comprare è la polvere riparante. 500 anime, però potrebbe valerne la pena. Così se ci si rompe l'arma. Demone capra. Fantastico. Ti ringrazio per la fiducia. Voglio ucciderti, ma non lo farò. Allora, abbiamo trovato anche la picca. La lancia. Vediamo. Com'è? La lancia. Si può confrontare. Ok, è leggermente più forte. Ma però per ora terrai la spada, francamente. L'elmo invece? Mi sembra pressoché identico. No, è migliore. In effetti non è nemmeno rotto. Ci dà quasi un aspetto più decente. Però qua. Una alla volta, please. Allora no, adesso torno dal falò, ragazzi. Sto esplorando troppo. Chiudo questa parte di area, giusto per essere sicuro di non essermi perso nulla. E poi. Aia. Oh! Che cazzo! Che perché la curiosità uccide il gatto, quindi va bene l'esplorazione, va bene. Oddio, che brutto che sei, Ludovico. Però. Fino a un certo punto. Ah, ecco però come riusciamo ad arrivare forse al. Ci provo? Sì, ha funzionato! Ecco! Alla grande! Perfetto! Siamo riusciti ad arrivare esattamente dove volevo arrivare. Olè! Premiami! Premiami gioco! Grande, balestra! Ottimo! Equipaggiamocela! Cos'è? Arma. Ok. Ok, le, come si usa? Non abbiamo proiettili. Ah, forse dobbiamo equipaggiarci anche proiettili. Sì. No? Ok, dardo standard. Ok, possiamo balestrare i nostri nemici adesso. Con coraggio. Grande, grande. Ok, va bene, direi che è un'ottima conclusione del video. Torniamo al falò, abbiamo. Dai, esplorato abbastanza bene. Rimane da scoprire come raggiungere quella balconata, ma sono sicuro che in qualche modo si possa fare. Però lì sotto dove c'è il mercante abbiamo visto tutto. Lui è sempre lì, tranquillo e beato, e noi ce ne andiamo al. Ah, questa porta? Ecco, scudo di legno. Dubito sia migliore di questo, comunque poi lo verificheremo. Dai, dai. Perfetto. Oh, grande, grande. Torniamo umani anche. Yes. Vediamo cosa cambia. Allora, ho controllato sia la barra della vita sia la barra della stamina e non cambia niente. Il patto della Via Bianca. Ok, ci ricorda semplicemente a quale patto apparteniamo, che è quello del chierico ciccione. E va bene, dai, la prossima volta cercheremo di mantenere Lodovico in queste condizioni. Va bene, ragazzi, alla prossima, grazie come al solito dell'attenzione e Ereshkigal.